Buongiorno amici e amiche, buon venerdì 30 settembre 2022. Oggi San Girolamo, ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 13-16. Gesù disse: «Guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai». Nella prima lettura, Giobbe ha ricevuto la prova e alla fine incomincia a ritenersi giusto da non meritarsi questa prova. Ma non si ribella a Dio benché i suoi amici lo istighino. Il Signore rimprovera Giobbe facendogli capire che lui potrà essere giusto quanto crede, ma non conoscerà mai profondamente il pensiero di Dio. Nella sua probabile, per certi versi autentica, santità, Giobbe sta peccando di presunzione, di orgoglio. Quasi si sente perfetto solo perché segue il Signore, credendo di conoscerne il pensiero. E Dio gli ricorda che non è così, perché lui non conosce tutto ciò che l'Onnipotente ha fatto, che fa e che farà. Il rischio degli uomini e delle donne di chiesa è di sentirsi migliori rispetto ad altri. Ecco perché nel Vangelo Gesù dice: «Guai a chi crede di essere nel giusto e non si domanda se ciò che gli accade intorno non siano segni che Dio gli stia mandando per riflettere. Guai a chi crede di non dover mai far penitenza e implora a Dio di togliergli qualunque dolore, piuttosto che interrogarlo sulla sua volontà. Ricordati che sei sempre discepolo». Allora, nelle difficoltà, chiediamo: «Signore, che cosa vuoi insegnarmi oggi?» Buona giornata a tutti.